Maestro Ennio Cominetti, parliamo di musica, parliamo di tante belle cose, insomma dell'arte qui a Civenna che, come dire, in un contesto paesaggistico quasi unico al mondo, direi che è un piatto appetitoso per i musicofili e non solo, dico bene? Assolutamente, certo. Civenna è un luogo che mi ha subito rapito da quando sono arrivato qui qualche anno fa con la mia orchestra e col mio coro. Abbiamo fatto delle cose davvero molto belle e devo dire che grazie anche all'impegno di molte persone, a partire dall'amministrazione comunale, dalla biblioteca, dalla Proloco, siamo riusciti a creare una sinergia e a realizzare queste iniziative davvero molto belle che a quanto pare sembra siano apprezzate non solo sul territorio locale ma anche a livello nazionale, perché la partecipazione dei musicisti al concorso è direi piuttosto eterogenea, proveniente da svariate regioni d'Italia. Ecco, come è articolato, entriamo adesso un attimo nello specifico, come è articolato questo concorso? Allora, innanzitutto è un concorso che si divide in due parti. La parte, diciamo, preponderante è quella legata al Gran Premio, ovvero è un concorso dedicato a musicisti già in carriera o comunque che si affacciano alla carriera e che sono specificamente i cantanti lirici e i pianisti. Costoro si contenderanno dei premi piuttosto sostanziosi e importanti messi a disposizione dalla comunità di Civenna e a questo concorso partecipano circa una trentina di musicisti provenienti appunto non solo dalla zona o comunque dall'Italia, ma alcuni di questi hanno gli occhi a mandorla, per esempio sono giapponesi e coreani che sono peraltro in Italia a studiare e a perfezionarsi. E poi c'è il concorso dedicato alle giovani promesse, ovvero ai ragazzi comunque fino ai 25 anni, ai quali abbiamo riservato una parte comunque importante, perché noi crediamo nell'importanza che la musica ha a livello educativo e quindi è la possibilità per molti ragazzi di confrontarsi fra di loro e di crescere a livello culturale grazie anche a questo concorso, per il quale peraltro è comunque prevista una borsa di studio, quindi il vincitore di ogni categoria, di ogni sezione, vincerà una borsa di studio e questo non è poco perché altri concorsi questo non lo fanno. E quindi questo caratterizza in modo particolare già a partire dal primo anno il concorso di Civenna. Questa sera l'appuntamento? Questa sera un appuntamento importante. Abbiamo Rina Cellini, che è una pianista che conosco da ormai una vita e ha insegnato nei conservatori di Verona, di Adria e poi di Ferrara. Ha avuto la bontà anche di suonare alcune mie composizioni che ho dedicato a lei, peraltro, perché è una delle poche pianiste, dei pochi pianisti in Italia che eseguono anche musica contemporanea. E questa sera tra l'altro ci presenterà un programma decisamente interessantissimo, perché autori come Robert Schumann e Clara Schumann, marito e moglie, Fanny e Felix Mendelssohn, sorella e fratello, non è così facile ascoltarli nei concerti anche in luoghi ben più importanti rispetto a Civenna. Con la pianista Rina Cellini questa sera affrontiamo un concerto che ha un aspetto molto particolare, l'ha introdotto prima il maestro, una dualità, l'essenza, diciamo, maschile e l'essenza femminile, marito e moglie, fratello e sorella, sì. Una cosa abbastanza inconsueta, forse non nota più.
è vero, l'ho pensato quest'anno, in quanto 2 anni fa ho fatto tutto un programma di musiche di autori femminili. Poi ho pensato, caspita, la Schumann c'ha il marito, che è un grande compositore, la Mendelssohn, suo fratello. Allora perché? Allora ho detto, sti talenti in famiglia, sì. Allora Schumann con la Clara Schumann e in confronto e proprio Mendelssohn con Mendelssohn sono intanto è un'epoca meravigliosa con la musica. L'ho scelta perché forse non lo so, è il momento mio particolare, sento proprio la necessità di avvicinarmi alla musica romantica, forse perché ho fatto tanta musica contemporanea e musica moderna e mi si sono avvicinata e la sento col cuore, la sento con l'anima, ma la sento proprio con passione, scusatemi, proprio con tutta me stessa. Almeno sentirete, spero, al concerto, se questo mio desiderio lo sentiate anche voi, insomma, lo possa trasmettere. Ecco, c'è un qualche affinità tra queste due coppie, oppure, non so, nel modo di avvicinarsi al componimento, che differenza c'è fra il modo di intendere il componimento musicale da parte dell'uomo e da parte della donna? No, non lo so, cioè, c'è l'anima femminile, soprattutto proprio nelle composizioni che io ho scelto, e c'è più cuore. Invece, insomma, quando sentirete le composizioni maschili direte, ah, queste sono cose meravigliose, sì, sono gioielli, però non bisogna pensare che siano inferiori, per me sono uguali. Sono uguali, nello stesso tempo, diciamo, sono... Due caratteristiche diverse, in due temperamenti diversi. L'ha detto lei prima, c'è un aspetto femminile che è rimarcato. Certo, questo senz'altro, e spero che lo sentirete. C'è più trepidazione, pathos e trepidazione da parte delle donne. Io spero che alla fine lei mi dirà, ecco, quello che io sento lo possa aver trasmesso e aver commosso ecco, il pubblico, perché è pieno di pathos. Monica Minarelli, una dei giurati di questo torneo musicale, mi permetta, certo. Lei è mezzo soprano, ma la professione, diciamo, del canto, eccetera, quando invece viene messa nel giudicare, le ha dato un qualche problema? Come ha visto questi ragazzi e questi professionisti che si stanno sfidando? Ma dunque, lei è una domanda giustissima, perché la mia carriera solitamente è quella dall'altra parte, quindi colei che viene giudicata e poi grazie a questo ho potuto fare un certo tipo di carriera. Ora, con queste persone che stimo moltissimo dell'organizzazione della Contea di Civenna, che fanno un'impresa veramente molto importante e molto seria, cioè questo tipo di concorso, mi trovo dall'altro lato e devo dire che ne provo una emozione molto forte, perché il giudizio, come dice il termine, è sempre una espressione che in qualche modo può limitare magari la carriera, ma anche favorire, e questa è l'intenzione positiva che sento, molto ottimista, da parte di questa organizzazione, dall'organizzazione che riguarda il signor Cominetti, questo comune vivissimo, vivacissimo nell'iniziativa, il modo in cui apporto con accoglienza e disponibilità il bando di concorso, un considerevole risultato, anche penso, date le persone importanti che ci sono in giuria e sappiamo chi sono, voglio escludere me stessa, dico i miei colleghi esimi, e quindi sarà una strada molto importante aperta per questi ragazzi. Mi rendo conto che è una cosa di cui c'è molto bisogno in Italia adesso. Lei ha parlato di ragazzi, i ragazzi sono un po' il futuro, com'è il futuro della lirica, della musica oggi?
Ecco, ahimè, questo è un tasto molto dolente, perché la nostra enorme, meravigliosa cultura italiana sta un po' ricevendo una disattenzione. Dovremmo, secondo il mio modesto parere, ma questo lo vedete voi stessi, valorizzare con tanta tenacia questa nostra grande storia ancora, per me ed altri che sono qui presenti. Il fatto di cantare all'estero, molto più spesso all'estero, è una ragione per cui vedere un riconoscimento in quanto italiana. Quindi vuol dire che l'Italia ha partorito, ha rilevato dei talenti straordinari da questo punto di vista. La nostra cultura ce lo insegna, dobbiamo valorizzare, perché abbiamo una storia e delle caratteristiche realmente del DNA, del sangue italiano, molto, molto importanti. Quindi io consiglio di rimboccarci le maniche con molta volontà e umiltà e aiutarci e soprattutto favorire i giovani, perché in essi, nel sacrificio da insegnare a essi, perché non è tutto arrocolato e non è la televisione, diciamo, nel senso del tipo tradizionale della televisione che ci fa vedere il risultato a portata di mano, questa non è la lirica, questa non è l'opera e la cultura. La cultura e la lirica e l'opera sono sacrificio, con delle grandi soddisfazioni a seguire, ma la vita è questa, insomma, è il sacrificio e lo studio con tanto amore. Gabriella Vimercati, Presidente della Biblioteca di Civenna. Un impegno non da poco quello di mettere in campo questa competizione musicale, questo torneo musicale, questo concorso. Usiamo tante belle parole per girare attorno a un concetto: fatica, lavoro e impegno, dico bene? Certo, è stato faticoso, impegnativo, ma per noi molto entusiasmante, perché crediamo in questa manifestazione, vogliamo che il nostro paese diventi nell'orecchio comune la festa della musica, dov'è? A Civenna, la prima settimana di giugno. Questa sola frase a noi ha ripagato di tutto il lavoro. Lavoro che è stato possibile grazie al gruppo coeso della biblioteca, al sostegno dell'amministrazione comunale e di molti privati che hanno creduto in noi. Abbiamo avuto tantissimi sponsor. Sindaco, con queste feste musicali apriamo sia un concorso ma anche la stagione turistica Civenna, un modo, come dire, di mettersi sul balcone, rubo questa espressione pensando che Civenna è proprio un balcone sul lago, ma è un appuntamento importante, penso che gli auguri scaramantici, visto che parliamo di musicisti, di artisti, gli auguri sono sempre scaramantici, non si fanno, però cosa vogliamo dire di bello su questa manifestazione e sulla stagione che deve iniziare? Ma di bello diciamo che finalmente cominciamo, perché l'ansia, la fatica, soprattutto di quelli che hanno consentito di fare questa manifestazione, che va dalla biblioteca, al maestro Cominetti, a tutti quanti, quindi siamo contenti di essere arrivati qui. Siamo contenti di aver iniziato un percorso e speriamo di continuare nel futuro con qualche novità per Civenna, con l'unica ambizione di fare qualche cosa per i civennesi e per il rilancio un pochino del nostro paese bellissimo, perché credo che, come dicevo in alcune occasioni, forse il secondo posto più bello del mondo, ma non ho mai trovato il primo, no? E quindi contiamo appunto di unire le nostre bellezze naturali alla nostra volontà e speriamo anche un po' di capacità di offrire qualche cosa un po' di livello.
l'estate, le manifestazioni estive cominciano adesso, cominciano con questi 5 giorni faticosissimi. Ricordo solo il 16 di agosto che faremo la festa dell'unità, la festa dell'unità d'Italia, festa dell'identità nazionale. Poi in mezzo ci saranno alcune manifestazioni che saranno le solite, altre qualche novità, insomma, ecco, andiamo in questo senso. Novità e qualche sorpresa. Ma direi che... O riconfermi. Qualche riconferma, preferisco al momento tenere un attimo, un po' non dico il segreto, però siccome si stanno perfezionando alcuni contatti, allora diciamo che è giusto non commentare. Ovviamente avremo il tempo, per tempo daremo le notizie. Colgo l'occasione anche per informare che a breve riapriremo anche il tennis, sicuramente come bar e probabilmente anche come ristorante. Ricordo ancora che il 1° novembre ci sarà una grande manifestazione dei motociclisti per il 50° anniversario del nostro monumento, che è del 1961. Grazie e in bocca al lupo. Grazie di cuore.